un ospite sempre graditissimo di Serie A Dilettanti.it, Giovanni Benedetto, allenatore di Latina, che prova a sorridere anche se Giovanni, dopo questa finale per il terzo e quarto posto, voglia di sorridere purtroppo non ce n'è. Ieri si è fermato Muro, oggi hai risparmiato Svoboda che forse al top non era, però contemporaneamente oggi hai perso Romano e Canelo che non sono due primissimi giocatori, però sicuramente ti saranno molto utili nella preparazione della Serie con Barcellona. Adesso invece sono a forte rischio. In assoluto sì, la cosa che ci preoccupa di più sono sicuramente Svoboda e Canelo, tutti e due ieri è uscito malconcio Svoboda dall'incontro interminabile contro Forlì e oggi non riusciva neanche a appoggiare il piede. Ora vedremo l'entità dell'infortunio, dovremo valutarlo perché non siamo riusciti a fare un'ecografia, cosa invece che abbiamo fatto con Alejandro, e pensiamo di recuperarlo un po' più in fretta rispetto a quello che poi effettivamente il medico ci ha detto invece per quanto riguarda gli altri due giocatori. La cosa che dispiace di più era che una manifestazione così importante, così interessante, è stata fatta in prossimità dei playoff, probabilmente il periodo era sbagliato e questo ci pregiudicherà probabilmente un inizio di playoff dove invece siamo riusciti a meritarlo conducendo un campionato per 26 partite senza quasi mai sbagliare, e vorremmo continuare a farlo anche nei playoff. Un po' amareggiato sicuramente Benedetto per come è andata questa finale per il terzo e quarto posto. Ti chiedo se sei preoccupato in vista della prossima settimana dopo la Pasqua per fare allenamenti qualitativi che comunque sono importanti per approcciare una serie così delicata come quella contro Barcellona. Ma preoccupato no, io sono un realista, cioè cerco di guardare quello che ho e di fare sempre il meglio in base anche alle persone che ho a disposizione. Mi piace citare sempre una frase che non è mia ma che la rubo volentieri, una persona che mi sta nel cuore: con la farina che ho a disposizione cercherò di fare il pane migliore, quello che farò anche in questa settimana come d'altronde abbiamo fatto per un intero arco di campionato. Quindi siamo pronti mentalmente, siamo pronti dal punto di vista agonistico ad affrontare questa partita difficile sicuramente per tutte e due le squadre, ma vogliamo confermare quello che di buono abbiamo fatto in questo campionato, cioè perdere solo 5 partite in un intero campionato, dominarlo, e vogliamo continuarlo a fare anche nei playoff. L'ultima cosa, te ne vai da Forlì però con la consapevolezza di aver giocato una grande semifinale senza Muro contro Forlì, forzandolo a due supplementari. Ecco, riparti da quello probabilmente per la settimana, dalla convinzione di avere una squadra con grande carattere. Non c'è alcun dubbio, quella è stata una conferma di una convinzione che già avevo, cioè di avere una squadra con grande carattere. La dimostrazione è stata anche la partita di ieri: senza il nostro giocatore più rappresentativo e più carismatico, la squadra comunque è riuscita a tenere botta per 50 minuti contro la capolista dell'altro girone, per giunta giocando fuori casa, cioè in casa loro. Quindi questo vuol dire tanto per noi, è una conferma di quello che comunque già sapevamo e già conoscevamo dalla nostra squadra, che è una squadra che non molla mai e che gioca fino in fondo, e penso che questo è quello che sarà il nostro leitmotiv per tutta la durata dei playoff.